Il territorio mantovano è un territorio molto ricco d'acqua e noi siamo molto fortunati ad avere questa risorsa. In particolare Teacque si occupa della gestione di questa risorsa e di non sprecarla. Abbiamo allora alcune pillole che vogliamo trasmettervi per non sprecare questa risorsa, che è un bene prezioso per tutti e per l'intera umanità. Un primo consiglio utile che possiamo darvi è di munire tutti i vostri rubinetti con dei frangigetti. Infatti l'utilizzo di acqua ed aria aumenta il volume di acqua erogata e quindi ne diminuisce l'utilizzo. Un secondo consiglio che vogliamo darvi è quello di utilizzare l'acqua solo se strettamente necessario. Per esempio, se dovete lavarvi, preferite la doccia piuttosto che una vasca. Infatti l'utilizzo di acqua per una doccia è di circa 30-50 litri, contro i 180 e anche 200 litri per una vasca. Innaffiare le piante al mattino o al tramonto e utilizzare l'acqua di lavaggio delle verdure per altri scopi. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si rade comporta un grosso risparmio d'acqua senza rinunciare al proprio igiene personale. Lavare le verdure a mollo e non sott'acqua corrente, questo genera un grande risparmio d'acqua. E infine utilizzare l'acqua che sia stata usata per lavare le verdure in un altro riutilizzo, per esempio innaffiando delle piante. Controllare il galleggiante del WC per verificare che non ci siano perdite ed eventualmente installare un sciacquone a rilascio differenziato. Quando dovete lavare la vostra auto, non utilizzate l'acqua dell'acquedotto, usate invece secchio e spugna. Questo comporta un notevole risparmio, addirittura fino a 130 litri. Se lasciate la vostra casa per un lungo periodo, senza nessun occupante, chiudete la valvola dell'acqua, così eviterete di trovare delle brutte sorprese al vostro ritorno.